start. 2, 1, boost to ignition and liftoff. Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay Ita. Oggi siamo su Unusual Findings, un gioco che è uscito da pochissimo su Steam. Il suo prezzo è $19.99, non scontato, poi infatti $16.99 prezzo di lancio. Beh, vi spoilerò subito una cosa, merita? Assolutamente sì, perché il gioco, come vedete anche dal titolo e soprattutto dalla musica in sottofondo, mi fa pensare a uno Stranger Things. È un'avventura grafica, si ispira sia a Stranger Things, poi si ispira anche a tutto quello che è ambientazione anni 80, film, citazioni, Terminator, i Goonies, Alien, insomma, i soliti ragazzi che fanno casini, vengono messi in punizione e poi fanno la loro scoperta che gli cambierà la vita. E quindi noi giocheremo questa avventura grafica che tra l'altro ha una peculiarità che non credo vedremo. Anzi, se non all'inizio, ma una cosa banale, ha delle scelte multiple che andrà a influenzare il rapporto che ogni personaggio ha con i compagni e di conseguenza l'evoluzione della storia influenzerà anche il modo in cui risolveremo i vari enigmi di gioco. Ma purtroppo ho dovuto attivare la modalità streamer perché ci sono canzoni famosissime anni 80 che sono messe alla perfezione all'interno del gioco, soprattutto quando poi parte il titolo, si fa la prima parte e poi parte il titolo del gioco con questa musica Spin Around, insomma una roba del genere, se non mi ricordo come si intitola, però famosissima anni 80 insieme a tante altre, e sono azzeccatissime. Quindi se amate le avventure grafiche, non vi dà fastidio la pixel grafica e volete qualcosa che vi ricordi una serie che magari avete amato tra appunto quelle che vi ho citato prima, principalmente Stranger Things, questo è il gioco che fa per voi. Lo cominciamo dall'inizio perché io adesso ho un'avventura qui che cancellerò perché voglio ricominciare insieme a voi. Il gioco inizia con i videogiochi. Cioè, noi iniziamo a giocare, ma succede qualcosa dopo. Vediamo. E qualcuno ci stacca la spina. Doppiato molto bene, è in italiano. Ovviamente io adesso non vi leggerò tutti i testi per non tediarvi, ma vi riassumo poi se volete leggere con me. Niente TV, niente radio, niente videogiochi. Abbiamo combinato qualcosa, noi e i nostri criminali e i nostri amici. Abbiamo spazzato via metà del giardino della signora Johnson. Ora abbiamo due scelte, che una esclude l'altra. Io la prima volta ho risposto qua, mi dispiace, è stato un incidente. Lui, il nostro padre, mio padre, mi ha detto che questa scelta di aver ammesso la mia colpa mi rende onore e mi aiuterà in futuro. Non so cosa succederà andando avanti con l'avventura, ma probabilmente avrò un vantaggio. Io stavolta gli rispondo in modo opposto. Lui mi aveva tolto la, diciamo, parte della punizione, l'aveva fatta più breve, insomma. E infatti tutti i dialoghi che sono usciti adesso sono diversi. Tutti diversi. Quindi niente videogiochi. Prima mi diceva invece la sentenza si riduce, però rimane. Mi chiude dentro. Mi chiude dentro in ambo i casi. Porta via le cartucce della console. Vedete? Qua dicono che non voglio che tu pensi che le tue decisioni non abbiano conseguenze. Sì, ci sta facendo un tutorial al gioco, insomma. Comunque dicevo, anche nell'altra ipotesi ci chiuderà fuori. Ora, io so già cosa fare in realtà, ma vi faccio vedere un po' di gameplay. Qualcuno sta tirando sassi contro la mia finestra. Intanto si vede una navicella di Star Wars e anche Baby Yoda.
E il gioco che ho apprezzato tanto, la feature diciamo, è che è un'avventura grafica, ma con questa interfaccia che parte, in cui ci fa scegliere se guardare la finestra oppure andare a parlare alla finestra oppure interagirci. Quindi la apriamo e poi guardiamo fuori. Anche lui in punizione. Credo che abbiano saputo del nostro esperimento nel giardino della signora Johnson. Praticamente c'è un amico, un terzo amico, lui e Nick, poi c'è Tony, che è riuscito a decodificare segnali via cavo gratis. Quindi loro vogliono andare a vedere certi programmi in TV. Dammi un minuto. Lui è sulla casa sull'albero, quindi intanto entriamo. Vediamo, diamo un'occhiata alla fioriera, che è la prima cosa che ho fatto io in realtà quando ho giocato. Ho trovato una chiave, perché la chiave impedisce a nostra sorella di rovistare, dato che è allergica a questi fiori, rovistare nel nostro armadio. Poi è pieno di citazioni, ce ne sono dietro ogni angolo e adesso a breve ne vedremo una. Intanto torniamo dentro. Cliccando questo non mi piace molto, però mi fa vedere tutte le interazioni che ho, quindi posso andare a vedere poster attacco extraterrestre. Vediamo cosa dice. Quando ero piccolo vedevo sempre a casa del nonno. I film degli anni 50 sono grandiosi. E effettivamente qua fa riflettere, perché si guarda sempre da piccoli film vecchissimi. Il concetto di questo film, un mix perfetto di elementi sci-fi e nostalgici, funziona praticamente a ogni livello. Che film è? No, non posso prenderlo ovviamente. Diamo un'occhiata nel comodino se c'è qualcosa. Non c'è niente. L'interruttore, spengo la luce. Non serve a nulla, però insomma. Adesso qua abbiamo l'action figure, che è ovviamente Luke Masters. Sì, poi qua ha cambiato i nomi. Pedale da bici, le prendiamo. Con le BMX per fare acrobazie. Poi, altra cosa, console per i videogiochi, vediamo un attimo. Miglior console mai esistita ed è un 8 bit di potenza allo stato puro. La posso prendere? Ho vinto una lunga battaglia legale contro mio padre per averli qui. Ok, allora se noi apriamo l'armadio, ovviamente è chiuso, ci servirà la chiave. E la chiave la prendiamo prendendo questo zaino qui, che sembra una parte del fondale, però vedete, trasciniamo sopra, apriamo. Cioè, non vi sto facendo vedere niente di che, nel senso che non è niente di nuovo. Roboto. E vabbè, adesso io so già cosa dovrei fare, però ve lo faccio vedere. Adesso ci sta facendo fare tutte un po' le possibili. Vedete, questa è la chiamata roboto. Poi ovviamente ci può anche spiegare il motivo, cioè premendo la. È una carrucola. Ma quando ero bambino fingevo sempre che fosse una stazione da battaglia di nome Roboto. Doppiato veramente bene. Mister Roboto con un evidenziatore. Ok, io lo prendo, lo uso sulla zipline. Dovrò aggiungere una sorta di impugnatura. Ok, qui tutto molto semplice. Prendo questo, lo combino con questo, creo la mia carrucola e uso la zipline. Ma la finestra è chiusa. Ora vi farà impazzire, perché se parliamo a Nick, gli diciamo di aprire la finestra. È in punizione anche Tony? Sì, suo nonno è sorda come una campana. Quando abbiamo nascosto un lama nella cantina di Tony, non se n'è mai accorta. La cosa bella è che ho notato è che si iniziano già, nonostante la grafica pixelosa, si inizia già dopo pochi minuti a ricordarsi i nomi degli amici, con chi vivono, che stile di vita hanno. Cioè, pensate. Potrei mettermi a parlare con loro, ma io gli chiedo di aprire la finestra sull'albero, così faccio vedere quanto è ricco di citazioni.
Stai pensando di usare la zipline? Non pensi che sia un po' troppo rischioso? Voglio dire, potresti cadere e tuo padre ti raccoglierebbe da terra, storpio. E poi chiamerebbe i miei genitori, non voglio che questo accada. Qua inizia già la citazione. Ovviamente la prima, cosa c'è che non va, Nick? Sei un fifone? Nessuno può chiamarmi fifone. Allora provalo e apri quella dannata finestra. Ovviamente citazione a Ritorno al Futuro. C'era un po' del Marty lui, però, eh? Ok, andiamo. Però c'è sempre questa musica di sottofondo. C'è qualcuno in giro, dammi solo un minuto, puoi aiutarmi a uscire. Andiamo. Non salterò, ok. Va bene, dai, andiamo. Via. Facciamo fare un giro questo affare. Via. Vedete che ho spento la luce e si vede anche buio all'interno. Cioè, proprio curato bene il gioco. Ecco qua. Io spin me qualcosa, insomma, la canzone partiva quella lì. Adesso non mi ricordo il titolo, molto bella. E ignoranza mia. E partiva questa dove loro andavano via in bici. Quindi la versione non streamer, quella che poi giocherete voi, è molto più bella a livello di colonna sonora. Perché adesso vanno, fanno vedere questo viaggio che vanno in bici, classico. Qua ci saranno probabilmente altre citazioni che io non colgo. C'è qualcosa che non va qua al centro dello schermo, deve essere la sincronia verticale. Qua mi fa anche un po' Stranger Things questo. Qua c'è Guerre Stellari al cinema. E infine arriviamo a casa del nostro amico. Che è in punizione, ovviamente. Hey, Tony. We're here. Eccolo, questo è Tony. Ovviamente occhiali da nerd, no, il computer. Really. Ovviamente computer degli sure anni 80. E un'antenna. Quando i ragazzi, secondo me, erano molto più ingegnosi di quelli di oggi. Ho installato un trasmettitore sulla scatola di deviazione in strada, così che non ci siano degli enormi evidenti cavi che portino fino in casa. E credetemi, questo affare ha molta più potenza di quella che ci serve per vedere la TV via cavo. Hai ancora quelle lenzuola con i pony? Quel cartoon con i pony ha i suoi momenti e mia nonna pensa che i pony siano belli. Posso dare una risposta anche qui, non raccontarlo in giro, i pony sono patetici, però potrei rovinarmi il rapporto con lui e un informatico mi serve. Quindi gli dico, se lo dici tu immagino che ci proverò di nuovo. Gli darò una seconda possibilità, insomma. Nella seconda stagione le cose diventano molto più interessanti. E con i primi pony... Bebè, eccetera. Megan cresce tantissimo come personaggio. Cioè, dialoghi che non servono a niente, ma che è una storia. Mi piacerebbe molto continuare a sentirti parlare di Polly, ma dovete occuparci delle cose serie. Ora, dobbiamo aggiustare, spostare un po' l'antenna. E iniziamo a ricevere una strana trasmissione. Funziona. Che diavolo è quello? Sembra un film di fantascienza. Ora adesso loro sono convinti di prendere trasmissioni cinesi.
language is this even in? Perché non capiscono la lingua. Però guardate anche il dettaglio di questa stanza, c'è un poster, anche lui ha un poster di qualcos'altro dell'epoca. C'è qualcosa che non va, questo affare su ogni singolo canale. E in più possiamo guardare i film cinesi. Intanto si è visto precipitare qualcosa. Non era una stella cadente. Non penso che fosse un film. Potremmo aver ricevuto una specie di segnale di soccorso da una navicella che si è appena schiantata a South Plains, nei Green Woods. E se fosse semplicemente una sorta coincidenza? Beh, che stiamo aspettando? Ci andiamo, ovviamente. È successo molto lontano da qui, andiamo a scoprirlo. Ora si prendono le bici e si va. Che facciamo con le ragazze? Se era veramente una navicella, potremmo essere i primi umani a incontrare degli esseri provenienti da altri pianeti, giustamente. E quindi dici, non vuoi entrare a far parte della storia? Se diventassimo parte della storia, avremmo molte più ragazze che restando a casa a rubare il segnale del tubo via cavo. Non fa una piega neanche a questo ragionamento. Andiamo. E lo iniziano, e classico. Quelle bandierine. Non so se fa Goonies le bandierine, però ce le avevano anche forse in Stranger Things. Bene, si arriva sul posto. Secondo i miei calcoli dovremmo quasi esserci. C'è puzza di culo bruciato. Il terreno è troppo accidentato, da qui è meglio proseguire a piedi. Andiamo. Oh, cos'è che ho trovato? Torrente. Afferra il torrente. Acqua gelata, non è la stagione giusta per nuotare. Certo, ma bevi il torrente. Ci ho provato, posso assicurare che la cosa viene al 100%, che viene la diarrea istantanea. Ma scusate, ma... adesso, vecchia valvola saracinesca. Afferra. Passare un'altra, c'è di mezzo torrente. Ok, non abbiamo niente da prendere. Vediamo con cosa possiamo interagire. Diamo una botta a quest'albero. Che pirla. Dai, va di là, va. Non riesco a girarla, è troppo arrugginita. Fammi provare. Perché questo dovrebbe anche, per esempio quello che vi dicevo prima, se abbiamo un buon rapporto con tutti, ci facciamo dare una mano da tutti. Quindi magari se lui è d'accordo con noi, gli chiediamo una mano. Ma dove vai? No, 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 voglio la valvola. Proviamo di nuovo, ma... la prova anche lui, ma... dobbiamo lubrificarla. Vabbè, andiamo avanti, andiamo verso la pineta. La musica è diventata abbastanza inquietante, abbiamo qualcosa con cui interagire, no? Strano albero. Afferra lo strano... vediamo. Preferisco non parlare con la vegetazione. Va bene, andiamo avanti. The bushes are moving. Hello? Mr. Extraterrestrial, is that you? We saw your transmission. We... they don't... those are not... those are... I knew this was a... quick! Penso vingetti di essere più grandi. I lupi non attaccano quasi mai gli adulti. Ho un mutuo da pagare, ciao ciao. Really? Shut up, it's working! Shoo! Shoo! I have three kids and a boring job! Shoo! This isn't working. Any other plan? Paventiamoli fingendoci aggressivi. Io li attacco e voi mi coprite. Vediamo. You cover me. Are you sure about this? I saw it in a documentary. A honey badger did this to a group of lions. Un tasso del miele lo fece con un gruppo di leoni. Quelli non sono leoni, noi non siamo dei tassi del miele e questo non è un documentario.
Dovete mettervi vicini e farvi sembrare più grossi. Are you sure we don't have any other option? Okay. Those wolves. È successo qualcosa. Ma quel suono mi ha spaventato ancora di più. Ma abbiamo fatto buona impressione perché ci siamo messi in prima linea. Chissà cosa sarebbe successo scegliendo l'altra. Vabbè. Tanto torniamo indietro. Non è orario per stare nel bosco. Non sapete che quest'area è piena zeppa di lupi? Siete stati fortunati che non vi abbiano attaccato. Fareste meglio tornarvene a casa se vi sbrigate e non dire niente ai vostri genitori. Ovviamente qua mi fa pensare a qualche cospirazione, qualcosa che non dobbiamo vedere, ci stanno mandando via, chi lo sa. Did you see or hear anything else unusual tonight? No. Qualcosa mi dice che non mi stiate dicendo la verità. Does anyone else know that you... Oh, cazzarola. Questa è una citazione a Terminator 2. Credo. Okay. Quella dei tuoi tutori sono morti. There's a killer alien in town. And we're the only ones that know about it. We should tell the police. We could try, but I don't penso ci darebbe, ci crederebbe. We could at least tell the park rangers that one of their guys was attacked in the woods. That makes sense. I think we should stop it ourselves. Who knows how many... Chissà quanta gente ucciderà quella creatura prima che la polizia capisca cosa sta succedendo. Any suggestions on how we're gonna do that? I was thinking of setting a trap. A bear trap. Mettere una trappola per orsi. Nulla può sfuggire una trappola per orsi. Credo sarebbe meglio intrappolarlo in una grossa rete. Sembra avere degli arti molto lunghi, quindi secondo me la rete è l'opzione migliore. Potremmo scavare un enorme buco e coprirlo di foglie. Chi dice di essere Willy il coyote? Però la tua idea della rete è molto migliore, eh? Vabbè, vi prego, non c'è bisogno di litigare. Ascoltate, non ne sappiamo. Sto mandando avanti io, eh? Lo spilungone qui piace pugnalare la gente. Forse dovremmo tenerci aperto ogni possibilità, giusto? Per coprire le altre alternative. Potremmo mettere insieme una trappola più grande che usi tutte e tre le nostre idee: il buco, la rete e la trappola per orsi. Almeno se dovessimo fallire, nessuno potrà puntare il dito. Geniale. Mi sembra una buona idea, non preoccupatevi di scavare il buco. Sono certo che il toro ci aiuterà. Mi deve un grosso favore. Va bene. E qua ci si va a muovere la roulotte del toro, cancello New Frontier, ok, movimento, ci si muove anche con le frecce direzionali, quindi credo sia giocabile anche col pad. Verso la via in cui abita Tony, Vinny, dove abbiamo iniziato noi, stazione dei ranger e strada dei negozi, ovviamente dobbiamo... E qua Nick, abita Nick. Dobbiamo andare lì. Questa è bellissima perché è la casa con la casa sull'albero dove abitiamo noi e possiamo tornare lì volendo. C'è il nostro padre qua, ma non è il caso di far scoprire tutti che sono scappato. Bene ragazzi, questo era Unusual Findings, gioco che assolutamente merita, lo avete visto. Vi interrompo ora qui sul più bello per crearvi un po' di hype. Tenete conto perché per quanto il gioco sia bello, non avete visto, non avete sentito perlomeno le musiche che comunque sono copyright, insomma anni 80. Fatemi sapere che cosa ne pensate qua sotto nei commenti e alla prossima. Ciao ciao!